ritroviamo in compagnia del 3. Ciao Guido, benvenuto. Ciao, grazie mille. Inaugurerei questa chiacchierata partendo subito dal tuo album d'esordio, Ali, per chi non ha un posto in questo mondo. Partirei da una panoramica generale chiedendoti come è cominciato e come si è svolto il processo creativo. Allora, diciamo che quando abbiamo cominciato a capire che stava nascendo un album, era già troppo tardi, nel senso che ho cominciato a scrivere dei brani che non pensavo che poi venissero inseriti in un album e quindi sono stati molto casuali per quanto riguarda la creazione. Dopodiché ci siamo accorti, mi sono accorto che stava prendendo una piega un po' più seria il discorso, dato che c'erano pezzi di molto pesanti nel senso buono del termine, no? E quindi abbiamo deciso di impostarlo come album e appunto di andare magari a lavorare su dei pezzi che potessero essere un po' la ciliegina sulla torta. Assolutamente. In una società ultra veloce come la nostra, almeno apparentemente, sembra offrire in qualche modo possibilità a tutti. Secondo te, chi sono le persone che non hanno un posto nel mondo? Possono essere ragazzi dai 13 anni fino a uomini, donne di 40, 50 anni. L'età in questo caso non conta, bisogna scegliere il proprio posto, inteso come scegliere la strada da seguire, quindi il sentiero da percorrere. E credo che là fuori ci siano molte persone che ancora non sanno bene come etichettarsi, come catalogarsi. Però è importante che ognuno prenda e capisca qual è appunto la propria strada, quello per cui è portato. Ok, più che ostentare traguardi e trofei, in questo disco parli molto di fragilità. Comporre queste tracce ti ha aiutato a liberarti da qualche zavorra di troppo? Beh, sicuramente sì, anche perché ciò che magari prima era soltanto mio, è soltanto un mio pensiero, una mia preoccupazione, un mio problema, adesso tra pochi giorni sarà di tutte le persone che mi seguono e che ascolteranno l'album, quindi diciamo che ho dimezzato e forse anche di più il peso di quello che mi portavo dentro. E chiaramente questo è un bene, sicuramente mi ha aiutato a venire fuori allo scoperto, ecco. Tra i temi affrontati in questo disco, tutto ruota intorno ai valori, più profondi della vita, l'importanza per le piccole cose, all'attaccamento, per la propria famiglia, per i propri amici, come restare fedeli a se stessi e ai propri sogni. Quali di queste riflessioni sono state maturate durante il lockdown? Diciamo che durante il lockdown sono nati quasi la metà dei pezzi che sono all'interno dell'album, perché appunto l'uscire normale per andare a fare una passeggiata era diventata una cosa assurda, no? Quindi poi quando si è sbloccata la situazione, rivedere tutti uscire, chiaramente con le dovute precauzioni, mi ha fatto molto strano ed ho capito che come in un pezzo come Grattacieli, dico, fino ad oggi non abbiamo compreso l'importanza di magari anche una sera stare tutti sui muretti a chiacchierare. Quindi sicuramente quello è uno dei valori che più è uscito fuori. E poi chiaramente si è amplificato quello della famiglia e tutto quanto, perché stando a casa, stando tutti a casa, sono dovuto stare 24 ore su 24 con i miei e la cosa non mi è dispiaciuta per niente, ecco. Tra i feat presenti in scaletta spiccano i nomi di Vegas Jones, Mischilla, Clementino, Nait e Mostro. C'è Sì. stato un criterio di selezione degli ospiti? Allora, diciamo che per quanto riguarda i featuring sono nati tutti da situazioni, no? Che si sono create nel corso del tempo e onestamente anche questo aspetto non è stato curato più di tanto, dato che addirittura io credevo di fare un album quasi solista perché comunque non mi reputavo così dentro la scena per ottenere dei featuring così importanti. Solo che poi crescendo sia mentalmente che comunque numericamente parlando, magari qualcuno si è, cioè il mio nome si è ingrandito, no? E quindi magari alcuni artisti si sono accorti, perché prima magari giustamente non avevano avuto l'occasione, dato che il mio nome era abbastanza piccolo. E da lì poi, insomma, grazie a delle circostanze, quindi
siamo scritti, ci siamo complimentati l'uno con l'altro, da lì sono nati pezzi. La tua è stata una gavetta un po' vecchio stampo, quindi ti chiedo cosa ti rende orgoglioso del percorso fatto finora? Beh, sicuramente il fatto, appunto, come dici tu, di avere alle spalle un background che conta, mi rende molto fiero. Anche perché ad oggi diciamo che il discorso è un po' più semplificato, se vogliamo, dato che, come dicevi tu prima, la possibilità di fare un pezzo e di svoltare c'è. Poi non è stata quella che ho scelto io, che mi è capitata a me. Però da una parte ti dico per fortuna, perché comunque mi sono fatto le spalle larghe grazie anche a quello che ho fatto in passato, no? Come dico nel documentario, dietro di me c'è tanta strada che ho fatto, capito? Cioè, questo castello me lo so costruito mattone dopo mattone. Parlando proprio di questa gavetta che mi hai appena raccontato, fatta di freestyle, battle e tanti live, non posso non chiederti come stai vivendo questo stop forzato dai concerti. Beh, chiaramente questo periodo è abbastanza, oltre che surreale, è molto limitativo per me, perché comunque il live è uno degli aspetti più forti del mio progetto, quindi non ti dico che sto facendo fatica, però ti dico che sarebbe andata meglio. Però chiaramente per cause di forza maggiore non può essere così, sarebbe andato meglio, ecco, mi sarei sentito meglio. Però comunque mi auguro che nel corso di meno di un anno, 10-11 mesi, si possa risolvere la situazione. E per concludere, in un momento storico così particolare e inedito per l'intera umanità, ti chiedo cosa ti piacerebbe riuscire a trasmettere a chi ascolterà questo tuo disco. Beh, chiaramente quello che io voglio trasmettere con l'ascolto dell'album è: non abbiate timore di fare quello che sognate di fare. Che può sembrare una roba un po' banale, no? Però alla fine è il fulcro della vita di un adolescente, perché comunque capisco che, come dico io, ai tempi avevo paura, anche gli altri hanno paura, quindi quello che voglio dire è: anche io ho avuto timore, non vi preoccupate, è normale. E trovate il vostro posto e cercate di prenderlo. Ringrazio il 3 per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo album, che è Ali, per chi non ha un posto in questo mondo. Buona fortuna per questo progetto e l'augurio è quello di vederci magari dal vivo per una chiacchierata la prossima volta. Assolutamente, con piacere, alla prossima.